quali sono gli accorgimenti per mantenere il piede del cavallo sano durante la stagione invernale. Lo abbiamo chiesto a Carlo Montagna, maniscalco referente per la regione Lombardia e luminare nella sua disciplina. In inverno c'è molto freddo, c'è pochissima umidità e il piede igroscopico assorbe umidità dall'aria. Allora la cosa più importante è quello di tenendolo ben puliti, soprattutto le lacune laterali del fettone e la lacuna centrale del fettone, per evitare che i residui organici possano entrare e far comunque deteriorare un tessuto che è importantissimo nel piede del cavallo. Mettere molto grasso soprattutto sopra e sotto, prendendo parte della corona, e accorgersi del colore che prende il piede del cavallo. Se il piede è troppo secco diventa lucido e comincia a diventare molto chiaro verso la corona, verso il pelo. Perciò l'ideale è che la luce che deve emanare uno zocco deve essere una luce opaca, quasi proprio perché il piede è molto irrorato di sangue e deve comunque continuare a circolare tramite una scatola corna che deve essere elastica, perché più c'è, diciamo, durezza nello zoccolo per mancanza di umidità, per via che è inverno, bisogna dargliela, mantenerla quella all'interno. Mantenerla vuol dire che lo zoccolo respira, e se noi utilizziamo comunque grasso, olio sempre di buona qualità, evitiamo che si disidrati ulteriormente per colpa dell'inverno.